Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Partiamo subito a bomba, come avete visto ho cercato di tenere i video un po' più corti negli ultimi episodi, me l'avete richiesto voi anche su Telegram e quindi ho cercato di farlo. Allora, che cosa ho fatto? Sono entrato nell'ultima zona che ci mancava, cioè qui dentro, che era l'ultima entrata che ci mancava praticamente, e mi ha mandato in questa stanza che vedo contiene uno scrigno, nonché una scala per uscire e andare qui. Non so bene dove sia il qui, credo l'ingresso principale, ma ho detto prima di tornare nelle stanze di prima, magari proviamo a vedere un po' che cosa succede. Ora, come funziona sta cosa? Cioè, sotto c'è il nulla eterno o posso passare di là? Io non lo so, mi verrebbe da provare a fare una cosa del genere. Zelda! Bellissimo! Questa è stata stupenda! Ok, calma e sangue freddo. Dobbiamo liberarci un po' di questo ragno, perché dà fastidio. Dopodiché potrei anche... Davvero non me lo spawni qui? Grande lui! Perché mi dà veramente fastidio. Poi... Dimmi che ce la fai. Yes, bravissimo Link. Perfetto, era quello che volevo. Dopodiché annulliamo e usiamo adesso la piastrella, che è la cosa migliore da fare, secondo me, perché si va di qua molto, molto, molto più facilmente. Usiamo direttamente il ragno. Ok, mi ha fregato bellamente. Non pensavo mi avrebbe dato fastidio, invece mi ha fregato. Ok, quindi cercherò di fare un po' di video... Dicevo, cercherò di fare video un po' più brevi rispetto al quello che ho fatto ultimamente. Spero vi vadano bene, così almeno... Magari riuscite a seguirli meglio, riuscite a seguire la serie meglio. Oh cavolo, questa non l'avevo capita. Quindi se io faccio questo, poi faccio questo, poi faccio questo e poi vado su. Ah ah ah, grandissimi, così si fa, così si fa. Tenga, mangi, scusi. Può mangiare gentilmente, non ci arriva. Porca miseria, non ci arriva. Allora mettiamo qualcosa che attacchi a distanza, tipo lei, anche se mi sa che... addirittura fa danno a loro. Mamma mia. No, questa non me l'aspettavo. Non mi aspettavo che la nostra farfallina avrebbe fatto danno a quelle piante, perché quelle piante piranha sono veramente toste, sono durissime, e quindi non pensavo l'avrebbero colpite. Ok, perfetto. 10 calderoncini, un peperoncini. Calderoncini mi sa che... te, vabbè, quelli. Ok, tutto a posto. Noi scendiamo, facciamo come prima. Scusi ragno, può scendere? Grazie. Sempre, sempre molto onesto. Grazie mille. E noi saliamo così adesso e possiamo andarcene nella prossima stanza, perché qui non credo ci sia assolutamente nient'altro. Di sotto, come avete visto, si moriva. Quindi, nada. Ok. Sapete che mi sa che l'ingresso qui era sopra, tipo. Allora. Domanda. Domanda. Io posso portare... Aspettate, vediamo. No, ho sbagliato. Calma, Ale, calma. Calma e sangue freddo. Volevo vedere se si possono portare i nemici sopra a questo blocco qui. Per farlo io devo mettere un ragno lì, agganciarlo e vedere un po' se viene su. No, non lo fa. Quindi, ok, va bene, allora. Allora, ho capito, bisogna passarci sotto. Va bene, non è un problema. 2, 3. Direi che può bastare ampiamente. Usiamo qui il ragno e basta. E passiamo sopra. Perfetto. E qui si ritorna da questa parte. Oh, ottimo, 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 ottimo. Ottimo, però io devo vedere che c'è lì dentro. Potrebbero esserci robe interessanti. Ora lo andiamo a scoprire bruciando questa ragnatela. Questo è il modo corretto di bruciare le ragnatele, quelle verticali. È quello più semplice, se non altro, si fa prima. Sembra che non ci sia assolutamente niente. No? Ok, bene. Allora. Di qua ci siamo andati, di qua ci siamo andati. Perciò l'unica cosa che posso fare è tornare indietro a dove ci eravamo lasciati la scorsa volta, cioè in questa stanza. Io non ho provato a fare una cosa in quella stanza. Non ho provato a utilizzare i vasi. Quindi quello che farò adesso... e a voi salterò tutto perché ci ritroviamo direttamente lì, è provare a mettere i vasi
sulle due piattaforme dove c'erano le statue. Vediamo se funziona. Non funziona neanche con i vasi. Un vaso e uno io? Niente. Un vaso e una statua? Non funziona. Allora, ragazzi, io sto provando tutto. Tipo, tutto ho provato. Ok, questa roba no. Il broccolacqua non credo. Io ci provo, già che ci sono, ormai lo provo con voi. Tanto a sto punto direi di no. Quindi ho provato tipo tutto. Le statue forse? Non mi sembra funzionino. È che dovrebbero magari andarci sopra. Ce la faranno? Forse c'erano. Riguardando il video scorso, io ci sono salito sulla piattaforma. Questo volevo dire. Questo volevo dire. Sì, cavolo! Sì, ho capito! Ho capito! Riguardando il video scorso, per il montaggio ovviamente, io mi sono reso conto che nella piattaforma ero salito nello stesso esatto istante in cui questo, uno di queste creature, però ovviamente non evocata da me, andava sopra l'altra piattaforma che si doveva attivare. Quindi praticamente ci vuole la contemporaneità della cosa. Cioè, devono attivare le piattaforme in maniera contemporanea. Perché altrimenti non funziona. Porca miseria. Ce la fai? Perché ti chiedo? Ma Ale, per favore, stai zitto. Cioè, zitto! Muto! Cioè, non devi parlare. È un Titanus livello 3. Ce la fai? Che significa ce la fai? Io tra l'altro non ho ancora letto i vostri commenti perché non volevo leggerli fino a che non mi blocco in questo, nei dungeon. Li volevo leggere dopo aver fatto il dungeon. Se mi blocco poi magari utilizzo i vostri consigli, ma altrimenti mi piaceva comunque cercare di farlo per conto mio. Spero mi capirete. In ogni caso io vi ringrazio per i vostri consigli, ci mancherebbe altro, perché se tante volte mi piantassi, averli sarà vitale per la continuazione della serie. Quindi voi le cose in ogni caso scrivetemele, che non si sa mai. Questo pilastro di teletrasporto è ora segnato sulla tua mappa. Grazie. Potrai teletrasportarti qui. Grazie. Ma noi di preciso tossiamo. Ok, perfetto. Quindi qui c'è una porta. Io non ho attualmente una chiave. Qui c'è un'altra zona. E qui ci dovrebbe essere uno scrigno. Quindi capiamo un attimo com'è fatta sta mappa. Perché sennò è un casino. Allora, tanto questo si accende, che mi sembra già qualcosa. Dopodiché continuiamo a dare fuoco al focabile. Ok? Forse quello non avrei dovuto, ma ormai è andata. Sono salvo da quest'altra parte, quindi bene. Sotto che c'è? Un'altra torcia da accendere. Qui un'altra. Benissimo. Ale, ti sei appena data fuoco. Zelda. Complimenti, Zelda. Colpa di Zelda, ovviamente, amica mia. Scusatemi. Siete in 27. Potreste gentilmente andare appunto a fare questo. Perfetto. Bravissimi, ragazzi. Bravissimi. Volevo accendere tutte queste torce prima di procedere, perché ho scoperto, come forse ve l'avrò montato, non lo so se ve l'ho montata la cosa, però esatto, succede questo se accendi tutte le torce che ci sono nelle stanze. Cioè che vedi quello che c'è effettivamente all'interno di una stanza. Che è un pelo importante per capire un attimo dove diamine sei. Quindi c'è uno scrigno sotto, andiamo a prendercelo. Agganciamolo, guantiamolo, possibilmente, si spera. Ok, lì c'è un luci... il lucignolo, quindi va bene. Oh, non avevo visto questa. Chiaro, venia. Ok. Voi potete uccidere a vicenda, no? Devo farvi fuori in qualche modo io? Evidentemente sì. Cosa mai usare meglio di lui? Forse. Non riesco a utilizzarlo. Perché non me lo... Ok. Diciamo che ho fatto una cavolata e che è meglio non utilizzarlo, dai. Diciamo questo. Diciamo che è meglio così. Facciamo un attimo as usual. Ok? As usual. Che è molto meglio così.
Perfetto, lui se n'è andato. A me non interessa, francamente. Toglierli di mezzo tutti questi nemici. Non credo ci sia una chiave qui da qualche parte. Quindi non ho un interesse particolare nel farli fuori tutti. Mentre... Qui com'è messa la cosa? Ok. Mi può andare bene? Forse. Questo è un problema, io non credo di poterla agganciare di qua. Esatto, non ci arriviamo assolutissimamente da qui. Esatto. Fidati Zelda, puoi affogare con calma. Aspetta. Ok, perfetto. Tra l'altro non hai un... qui non hanno fatto un feedback molto adeguato. Perché in pratica io, avete visto, stavo perdendo cuori, ma in realtà non lo stavo vedendo molto bene. Quindi questa è una fregatura. Allora, proviamo a procedere da qua per ora. Vediamo un po' dove andiamo. Andiamo a finire male, forse. Togliamo di mezzo queste medusine. Perfetto, Zelda. Bravissima, Zelda. Sei una mita. Sei una mita. Grande lei. Ok, procediamo. Quindi qui usiamo il ragnetto, che a questo punto... Ok, pensavo fosse molto più indietro, onestamente, ragnetto. No, puoi agganciarti. Bravissimo, ragnetto. Così si fanno le cose. Ok, rupie. Va bene, 50 rupie. Speravo ci fosse la chiave, Devo essere sincero. Speravo ci fosse la chiave qui. Ma aspettavo la chiave. Non è stato questo il caso. E quindi devo per forza passare da lì per andare oltre. Il casino è come togliere di mezzo questa statua. Allora, riproviamo a fare una cosa. Ok, io qui ci posso arrivare, perfetto. Che mi serve a niente però arrivare qui in teoria. No, no. Ok, forse ce la faccio. Se riesco a beccarla da sotto la posso spostare dove voglio. Non so se si è capito quello che voglio fare, ma ci provo. Non così. Aspettate, con calma. Avere l'aria limitata è tremenda la cosa. Potrei metterci un blocco, magari, potrebbe essere utile. Sì, no, va bene uguale. Va bene lo stesso, perfetto. Era un sì no, ma va bene uguale, un sì sì. Perché ora possiamo passare oltre tranquillamente come voglio. Esatto, da qui e poi saliamo su. Grandi in questa maniera. Di là si ritornava indietro e basta, non c'era assolutamente niente. Oh cavolo. Cosa abbiamo qui? Che è spento? C'è tutta una stanza dall'altra parte, allora, spenta. Qui devo accendere anche questi interruttori. Dovresti andare bene anche tu, esatto. Perché vedo che c'è una porta chiusa da quest'altra parte. Dove siamo noi adesso? Siamo qui. In teoria qui ci sarei potuto andare anche passando da sopra, in via tutto teorica. Però avrei perso l'interruttore, cioè le rupie, non l'interruttore, le rupie. Avrei perso le rupie, Ale. Molto, molto easy, molto semplice la cosa. Ok, vorrei accendere questi prima di fare qualsiasi altra cosa. Perché mi permetteranno, come dicevo prima, di vedere che cosa c'è nella stanza. E quindi sarà estremamente utile accenderli tutti possibilmente. Dimmi che è l'ultimo. Col cavolo che è l'ultimo. Ce ne sarà uno dall'altra parte sicuramente qui sotto. Vediamo un po'. No, per la verità no. Dov'è allora l'ultimo? Qui non c'è. Qui assolutamente no. E qui? No. Mi sembra strano. Qui non c'è. Ok, quindi questa volta la stanza non si illumina. Eccolo qua. Che ciecato. Perfetto, così facendo almeno abbiamo una visuale completa e rilassata di questa zona. Infatti io facendo così posso accendere lui. Giusto? Dicevo, giusto? Ma porca miseria. Ok, l'ho acceso. Sono a tempo? Certo che sono a tempo, ma ci mancherebbe altro che non sono a tempo. Quindi col cavolo che li accendo tutti insieme. L'ultimo dov'è? Eccolo qui. Ale. Ok, ce la dovrei aver fatta.
Dimmi di sì. Si è aperta la porta. Non ho capito perché la telecamera è andata sulla destra. Che c'è qui sulla destra? Non c'è niente. Ah, ha aperto quest'altra porta anche. Quindi la porta precedente. Forse allora era chiusa. Da destra quella porta. Molto probabilmente era chiusa. Sì. Secondo me sì. Quindi forse io non ci sarei potuto entrare. Era tipo obbligatorio quindi passare da sotto dove c'erano le rupie. Complimenti, Ale. Gli sei andato tipo in bocca. Io ti faccio i miei complimenti vivissimi. Sto aspettando a curarmi perché volevo vedere nel caso... Esatto. Se qualcuno mi dava un cuore. È successo. Che cos'è questo affare? Ah, ok. Penso di dover fare questo e basta, credo. Spero. Non ci credo. Non puoi farmi così. Vabbè. Facciamo così. Penso gli vada bene lo stesso se ci metto una roccia mia. Vediamo, eh. Sì, col cavolo gli va bene, Ale. Ma soprattutto, ci saranno da mettere le rocce qui? Perché io ho dato per scontato che ci fossero da mettere le rocce perché le ho viste. Qui. Ma non è mica detto. Dai, ma... Porca miseria. Ok, e infatti non si apre. Ah, ed eccoci a un altro blocco. E ti pareva? Questa cosa mi sta iniziando a dare un pelo sui nervi. Perché non si capisce bene quello che c'è da fare. Ora, a meno che io non debba ti... Non volare di sotto, Ale. Sicuramente volare di sotto non è l'opzione migliore. A meno che io non debba sempre usare queste cose, quindi, tutte le volte. Ci proviamo. Ok. Proviamoci. Sì, vabbè. Facciamo... Quanto costano? Due? Facciamo che... Quello è andato via. Perfetto. Benissimo. Mi sembra giusto. Ok, facciamo venire via anche lui. Riprendiamo lui. Riportiamolo sopra, possibilmente. Cerchiamo di non volare giù. Bene. Posizioniamolo tipo qui. Dovrebbe averla presa lo stesso. Sì, l'ha presa. Ok, vediamo, uno, due, vai ora! No, no, è di sopra, c'è più peso di là. Ci riprovo? Secondo me non funziona, però ci provo. Non funziona perché se ha da fare come prima, loro devono andare nello stesso momento sopra quelle piattaforme. Ora dovrebbero farlo, però. Sono abbastanza allineate. E ha funzionato, sì, quindi è sempre così questo enigma. Quindi se ne fai uno, in teoria li fai tutti. Se ne capisci uno, diciamo che li capisci tutti. Vabbè, l'importante è saperlo. Qui ci sarà la chiave, immagino, allora. Esatto, bene, bene, bene. Sto capendo come funziona. Ok, perfetto, posso... Che c'è qui? Ma questo... What? Grazie, Zelda, per avermi detto sta cosa, perché... Oh, cavolo. Ma quindi io potevo aprirlo anche di qua? Cioè, io avrei potuto avere la chiave anche da qui, però forse questa porta sarebbe stata chiusa, perché si aprirà qui dentro. Quindi avrei avuto la chiave, ma non avrei avuto l'accesso all'altra stanza. Credo che tu sia alla zona del boss, Ale, e non devi venire qui. Però, da una parte bene... Io, come sempre, dividerò questi video, non, cioè, tranquilli, Perché questa non si apre, esatto. Dividerò questi video ormai... Diciamo che il finale vero e proprio con i miei saluti li avrete ogni due video. Però sto cercando, appunto, come vi dicevo all'inizio di questo episodio, di tenere il tutto... sui 30 minuti circa, massimo. Se vengono i 40 minuti li lascio, però sto cercando di evitare i 50 minuti e oltre, obiettivamente, di video. Ora, io in teoria dovrei andare là sopra. Vediamo se riesco. Aspettate, prima la mappa, ma sì, 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 è lì. Perfetto. E andiamocene pure. Qui dovremmo essere nella zona che vedevamo solamente da sotto l'acqua. Esatto, questa era una zona che vedevamo da sotto l'acqua. E stop. Ora, se io faccio tutto questo...
E intanto vado di là, magari. Tanto vado di là è relativa. Ci dovrei andare lo stesso, però, se continuo a creare roba. Esatto. Dopodiché posso creare questo. Dovrebbe lasciarmi... Non mi ha lasciato lo spazio. Maledetto vigliacco. Quindi ci vuole un qualcosa che costi 1, praticamente. Perché questo costa... Costa tipo 3. 3 e 4. Ok, almeno... Benissimo. Posso usare un 2 al massimo. Cosa... Come potrei fare per arrivare lì sopra con un 2? Il ragno? Ce l'ho il ragno? Il ragno costa 2. Esatto, funziona. Ok, alla grande. Possiamo scendere. Ah, finalmente vedremo che c'è in quello scrigno là sotto. Un altro teletrasporto. Quanti teletrasporti ci sono qui dentro? Una vagonata. Mamma mia, una vagonata di teletrasporti. Porca miseria. Ma che spettacolo. Secondo me, sapete cosa? È una stanza enorme. Volete vedere che c'è un'altra volta la pianta che avevamo trovato prima? Io non mi sono curato? Ma ti pareva! Ma porca miseria, non mi sono curato! C'è il Titanus livello 3, Che è efficiente, è tipo un po' efficace. Però, se mi prende, è un guaio. Ok, vai Titanus, fai il tuo lavoro. Titanus, mi sembri un po' in crisi. Forse le bombe sarebbe meglio? Proviamo un po'. Perché mi sembrano più intenzionate a smangiucchiare queste piante. No, Ale, non quello. La bomba. Perfetto. Scusa, puoi mangiare. Bravissima. Smangiucchia, smangiucchia. Te puoi mangiare, non me. Quello. Perfetto, preso. Usiamo Link e attacchiamo questi. Addirittura in combo. Grandi così, cavolo. Vai, ai, 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 ai. Ma ha preso me, ha preso me, ha preso me. Fermi, calma, è sangue freddo. Venga qui, bravissima pianticella. Ora, due cuori, ci sono da nessuna parte? Sì, l'ho vi... Zelda, vanno alzati i vasi e spaccati, non spostati. I vasi si spaccano. Mio, 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 mio. Porca miseria, via. Ok, ho mangiato, vero? Aia. Perché c'è una ranocchia disturbante qui nei dintorni? E vai. Nel frattempo prendo Link e attacco. Ok, ha finito. Ma si può fare con lui. Titanus qui. Shh. Lasciate stare che non ha preso quello che doveva prendere. Ma l'importante è che è andata. Va benissimo così, doveva prendere il pallino rosa. Non doveva prendere il nucleo. Ma l'importante è avercela fatta. Perfetto, a me va bene così. Togli un attimo quella rana che mi ha dato un fastidio tremendo dall'inizio. Maledetta vigliacca di una rana. Ok, ce n'è un'altra. Toglimi anche questa, non voglio l'acqua qui dentro. Quindi, oh, vedete, poi c'è un cuore. Non dovrebbero essercene altre. Infatti sta smettendo di piovere. Cuore, cuore, cuore. Maledetto. Era importante quel cuore. Titanus, l'apro io, per favore, non si mischi troppo. Bene, alla grande così. È bellissimo sto Titanus. Sono bellissimi i Titanus. Io credo di aver sbloccato comunque un teletrasporto vicino alla porta del boss. Esatto. Quindi possiamo teletrasportarci direttamente lì. Quando vi dicevo che questo Zelda è comunque più recente, si vede anche da queste cose. C'è un teletrasporto direttamente per la porta del boss. In un gioco vecchio non l'avrebbero mai messa una cosa del genere. Mai. Non c'erano i teletrasporti oltre a quello metà dungeon. Inizio dungeon, metà dungeon, fine dungeon. Basta, non c'era altro di teletrasporti all'interno. Qui invece, come vedete, ce ne sono un sacco. Anche perché è un dungeon un po' particolare questo, perché si può fare in parecchi modi, ho visto. Sai che sapete che credo di dover utilizzare l'elettricità su quel coso? A parte il fatto che è inquietante. Goma? Goma. Io momentaneamente metterei lui, giusto per dire, tanto già ci sei. Poi ho pipistrelli, esatto. Quindi vediamo un po' come cosa fa lui di preciso. Lancia ragnatele. E poi ragni. Bene. Ora, gentilmente, attacca un po'. Per favore. Ok, benissimo. Poi dovresti beccarmi quella zona lassù. Lui dovresti beccare, per favore.
Per favore, attacca lassù. Ho detto attacca lassù. Va bene anche laggiù. Ma quello, quello in alto. Quello, attaccami quello, ti prego. Grande, no. Dai, per favore. Ok. Questo. Ci sei. Sì. Immaginavo che dovessi fare una cosa del genere. Quindi prendiamo il cuore. E non lo so, Link, saliamo e attacchiamo il... Esatto. L'occhio. Cavolo, è finito l'effetto. Ma ho lui, che comunque fa sempre un grande effetto. Togliamoci le ragnatele nel frattempo, già che ci sono. Come non detto. Oh cavolo. Oh cavolo, è a terra. Oh cavolo, è a terra. Ok, questo può essere problematico. Può essere molto problematico questo. Decisamente problematico. Per favore, puoi attaccare l'altro. Quello. Quello davanti a te. Credo, forse me l'ha anche preso. No. Sono a tempo sti cosi. Aggeggio vai. Aggeggio vai. Ti prego, aggeggio. Ti prego. Maledetto. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Io non so come, ma ce l'ha fatta. Titanus. Titanus, di qui. Vediamo un po' se qui c'è qualcosa nel frattempo. Titanus, vada però lei, nel frattempo. Mi va bene anche così, dai, si sta comportando abbastanza bene. Ma se io quando è a terra uso questi, magari forse funzionano meglio. E infatti lui è andato su. Giustamente, ha detto, se a terra funzionano meglio quelli. Giustamente lui ha detto, col cavolo te li faccio usare. Usi il resto, quindi non rompere. Ok, benissimo. Aggeggio, per favore, attacchi lì. Mamma mia. Ok, sapete cosa c'è di positivo? Che questi cosi funzionano anche in modi particolarmente diversi. Quindi va bene. No. Porca miseria, il danno. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo farmi strada sotto. Ok. Vedo che ci sono un po' di cuori lì, ma come cavolo li prendo? Non posso prenderli lì, quei cuori. È che ora mi sono... mi sono ucciso da solo. Bene, ottimo. Dubito di poter usare un letto in questi casi, perché se non ricordo male non funzionano i letti durante i combattimenti. Quindi usiamo pure 27 triliardi di mele isolanti, perché tanto ne abbiamo una vagonata e non le uso praticamente mai. Quindi ok, questo è già qualcosa. Ora, mamma mia, ma come lo eviti? È difficilissimo da evitare lui, eh. Preso. Poi questo. Ti prego. Sì! Vai, Titanus! Sto usando il Titanus perché è quello che comunque fa più danno, capite? Oh cavolo, anche Link! Vai! Va bene, ragazzi, va bene, va bene, va bene, va bene. Avete fatto comunque una buona prova. Non male, non male, non male. Niente, niente male. Non gli avevo detto di andare lì, ma ci è andato da solo. Quindi è positivo. Sempre positivo quando fa così, che fa da sé. Due, ottimo. Dubito fortemente che riuscirò mai a prendere la parte sopra. Quindi, calma e sangue freddo. Attacca lì, per favore. Ok, Titanus, toglimi di mezzo tutti sti ragni, perché sono troppi. Mamma mia, si è rischiato tantissimo. Titanus, fai il tuo lavoro. Ok. Bravissimo Titanus. Tu. Ok, insisti. Insisti, fallo piantare. Vai. Qui. Il primo. Dai, l'hai davanti. Secondo, l'hai davanti, ti prego. E il terzo, l'hai davanti. Sì. Titanus. E Link. Link, ho detto. Ce l'ha fatta anche senza. Grandissimo, bella boss fight questa. Questa non è una boss fight, è la prima vera boss fight seria, tosta, che abbiamo trovato. Bella, 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 bella. Questa figata pazzesca. Ottimo. Portacuore, grandi. Benissimo. Epico. Indubbiamente epico per quanto mi riguarda. Mamma mia, che spettacolo. Ok, ok.
Tri, fai il tuo lavoro. Porta luce dove luce non c'è più. Belli i disegni alle pareti. Ci ho fatto caso adesso perché mi ha illuminato tutto. Bellissimi. Quindi era lui che fabbricava lo zucchero filato. Era Goma, ovviamente. Era palese che il boss dovesse essere un ragno, perché ce lo dicevano già che, insomma, c'erano tutte ragnatele ovunque. Che volete che fosse qui il boss della zona? Bellissimo. I miei amici hanno condiviso con me il loro potere. Perfetto. Alla grande. Livello 7, addirittura un livello intero ha fatto. Questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Tipo? Costano uno meno? Wow. Wow. Addirittura le armature costano solo uno adesso. Porca miseria. Bello. Molto bello. E io non sono ancora andato a farmi potenziare la barra dell'energia. Ci andremo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio, ragazzi. In questo, noi ci salutiamo qui. A meno che non succeda qualcos'altro nel frattempo. Di solito, che succede? Principessa e sacerdotessa, il tuo coraggio ha ridato la libertà a questa terra, che era stata inghiottita dal nulla. Io sono Farore, una delle tre dee che hanno creato il mondo. Concedo il mio lascito a te, che hai dimostrato coraggio. Pezzo della Triforza? No, cos'è? È il simbolo del coraggio. Hai ottenuto il lascito di Farore. Farore, credo sia. Che sarebbe Ferori, che credo sia il nome Faron, l'inglese, credo, la foresta di Firone. Mica me lo ricordo. Questa è una prova del tuo valore. La via per il potere supremo si aprirà solo per chi ha dimostrato di meritarlo a tutte e tre le dee. Ci mancano ancora due lasciti. Ti mancano ancora due lasciti. Non ci. Ti, a te, Zelda, vai! Ricorda, un giorno il tuo coraggio ti salverà. Io lo spero, vivamente. Comunque sì, credo siano alla fine coraggio, saggezza e forza. I pezzi della Triforza, alla fine. La via per il potere supremo si aprirà solo per chi ha dimostrato di meritarlo e tutte e tre le dee. A tutte e tre le dee. Perciò non potremo ottenere il potere supremo senza prima dimostrare alle dee il nostro valore. Ma ciò significa anche che il nostro nemico non può ancora averlo ottenuto, giusto? A quanto pare, come siamo messi male noi, anche lui è che non... Mi sa che sta facendo fare il lavoro sporco a noi, forse, il nostro nemico. Probabile. Ecco perché per ostacolarci ha imprigionato le dee negli squarci. Se il nostro avversario ha tanta paura di questo potere supremo, cosa potrà mai essere? A volte queste cose è meglio non saperle, sai, Tri? Non abbiamo altro da fare in questa parte del mondo del nulla. Torniamo nel mondo normale, Zelda. Ok, allora, dicevo, per questo episodio io vi saluto qui, però nel frattempo prendo il portacuore. Vi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, o i video, dipenderà un po' se saranno uno o due. Vi ricordo se vi va di lasciare un bel like, come ho detto, di condividere questo video sui vostri social, così mi date una mano a crescere come canale, e noi ci vediamo alla prossima con The Legend of Zelda Echoes of Wisdom.